Buongiorno a tutti ragazzi, sono le 5 e un quarto. Siamo le uniche persone in giro, ragazzi. Dopo una lunghissima corsa, siamo arrivati a prendere il treno. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come potete vedere siamo in un'altra location, questo perché... Siamo in Italia! Ebbene sì, siamo in Italia. Finalmente! Ma torniamo un attimo indietro nel tempo. Tutto è iniziato quando il 7 gennaio il primo ministro francese ha annunciato che non avrebbe riaperto i ristoranti prima di metà febbraio e forse molti di voi saprete che noi lavoriamo entrambi nella ristorazione. Quindi dopo tante riflessioni, dopo tante volte che abbiamo rimandato, insomma, il viaggio per l'Italia, abbiamo detto basta, è arrivata l'ora. Esatto, è giunto il momento, ora mai più, Sì. anche perché se non saremo partiti in questo periodo, non sappiamo quando saremo ripartiti, forse Non si quest'estate. sa, perché poi il lavoro ci sarà di più, ci sarà di meno, non possiamo saperlo. No, esatto, quindi abbiamo colto l'attimo e abbiamo pensato, le feste sono passate, è giunto il momento di tornare a casa. Prima di partire ci siamo informati su tutte le regole ovviamente da rispettare, sulle autocertificazioni da avere, test e tutto il resto. E quindi ci siamo dati da fare, abbiamo fatto il test valido entro 48 ore prima e le autocertificazioni Tutto in pochissimi giorni abbiamo varie. trovato una casa dove poter fare quarantena, abbiamo trovato i biglietti del treno, ebbene sì, ho detto treno, e abbiamo organizzato tutto un po' così di fretta, abbiamo organizzato tutta la scaletta per YouTube, perché ovviamente non saremmo partiti senza tutto il mese di gennaio almeno organizzato, perché come capite è un po' complicata la cosa. Comunque, come avete sentito, lei ha detto casa per quarantena, perché noi abbiamo deciso di farla comunque una quarantena, perché non si sa mai sul treno, perché abbiamo scelto il treno appunto, non si sa mai si può beccare o no il virus, quindi anche se la quarantena non è obbligatoria per chi fa il test, noi comunque abbiamo deciso di farla. Sinceramente non ho ben capito se la quarantena è obbligatoria o no. Qualcuno dice che non è obbligatoria se tu arrivi col test negativo e qualcun altro, cioè su internet ho trovato anche che c'è scritto che la quarantena è obbligatoria. Quindi non siamo ben sicuri di questa cosa, ma noi l'abbiamo fatta comunque, l'avremmo fatta comunque. Sì. Quindi il 14 gennaio siamo usciti di casa alle 5:45 per raggiungere l'Italia con il treno. Aspetta, siamo usciti di casa alle 5:45, arrivati davanti alla fermata metro, siamo ritornati indietro perché ci eravamo dimenticati di caricare batterie, entrambi. Importante. E quindi niente, ho dovuto fare una corsa. Abbiamo dimenticato il caricatore per il telefono, per quanto andavamo di fretta. Vabbè, comunque siamo tornati in treno. Perché non abbiamo optato per l'aereo invece? Prima di tutto perché abbiamo scoperto che anche in questo periodo molti voli aerei vengono cancellati così anche all'ultimo e non abbiamo voluto rischiare. Anche perché poi i prezzi erano esorbitanti, noi avevamo prenotato tipo il 10 per il 14, quindi se prendevi un aereo ti costava 400 euro solo l'andata. Solo l'andata. E quindi abbiamo guardato i prezzi dei vari treni e abbiamo pensato, ma perché no? Facciamo questa cosa, non è la prima volta che viaggiamo in treno, infatti 2 anni fa siamo andati in Germania con il treno ed è stata un'esperienza abbastanza ottima, quindi abbiamo deciso di replicare. Sì, poi c'è stato anche meno stress perché abbiamo avuto 3 cambi, vabbè, siamo scesi su un binario, siamo andati su un altro, fine. Invece con l'aereo è un po' più stressante, si può dire, cioè prendi il taxi, vai in aeroporto, trova il gate, aspetta là, imbarca, parti, scendi a Roma. Nel nostro caso non c'erano autobus perché il volo non aveva la coincidenza con l'autobus, quindi aspetta il treno, vai a Termini o a Tiburtina, da Tiburtina a Perugia, quindi la nostra scelta è stata più comoda. E c'era anche un fatto di sicurezza, anche perché quando quest'estate siamo tornati in Italia con l'aereo non c'era distanziamento, no, eravamo tutti tutti attaccati. attaccati. E invece col treno in teoria doveva essere migliore la situazione, e così l'è stato. Infatti il TGV da Parigi a Torino eravamo praticamente 2 a 2 a 2, e quindi non avevamo nessuno Sì. vicino, e da Torino a Firenze eravamo seduti in 2 su 4 posti, quindi eravamo pure in obliquo. C'era distanza. Eravamo comodissimi, siamo stati benissimo, soprattutto sul Frecciarossa dell'Alitalia, ma lì vabbè, penso che lo sappiate tutti Sì. che è comodo. E poi da Firenze abbiamo preso un altro treno fino a Perugia. Ma voi vi chiederete, con il treno ci sono gli stessi controlli dell'aereo? Non ci sono controlli? Ora ve li diciamo tutti. In teoria ci dovrebbero essere tanti ma tanti controlli, noi abbiamo subito 3 controlli in tutto. Quelli principali. Soprattutto sul TGV, quando siamo entrati dalla Francia all'Italia. In Italia non abbiamo subito praticamente nessun controllo a parte la temperatura. Non ci Sì. hanno chiesto tampone, non ci hanno chiesto l'autocertificazione per lo spostamento tra regioni, anche perché, come sapete, in questo periodo
non ci si può spostare tra regioni, quindi noi abbiamo dovuto fare un'autocertificazione. Per quanto riguarda invece i controlli, prima di entrare appunto in Italia, c'era la polizia, ci hanno controllato tutti i documenti e devo dire che c'erano parecchie persone anche senza documenti, e tipo con documenti falsi. Vabbè, tralasciamo questi dettagli. E vabbè, ci hanno controllato i documenti con il primo controllo. Sul secondo controllo, dopo una mezz'oretta circa, è arrivata tipo la polizia a controllare i bagagli. Hanno controllato pure il mio bagaglio, hanno aperto la valigia, hanno controllato dentro. Ma facevano comunque un po' a random, cioè la mia valigia era sul corridoio e ha detto: di chi è sta valigia? Io ho detto la mia, e quindi me l'hanno controllata. E poi ti facevano varie domande, come ad esempio dove vivi, dove lavori, perché stai tornando in Italia, perché eri sì. a Parigi e così via. Comunque niente di che. E poi il terzo controllo era quello della temperatura, sempre in Francia. Poi una volta che siamo entrati in Italia, anche qui ci hanno controllato la temperatura due volte. Una volta sul treno e una volta quando stavamo per salire su un altro treno. Comunque il tampone non ce l'hanno chiesto, nemmeno l'autocertificazione per entrare da Francia in Italia. Ma voi comunque fatelo, perché c'è una sicurezza vostra, sì. Esatto, il buon senso. E poi com'è andato il viaggio? Bella domanda. No, è andato bene, appunto, è stato abbastanza comodo, si può dire. Siamo stati seduti per 11 ore, quindi questo è stato un po' più sgradevole, ma alla fine neanche tanto. Cioè, l'ho preferito invece di prendere l'aereo, perché è stato più comodo, si può dire, meno stressante. Sì, siamo stati seduti tutto il tempo. Abbiamo montato video, ci siamo fatti affari nostri, si può dire. Guardato serie TV, letto, insomma, tutte queste cose. Il tempo è passato abbastanza in fretta e le coincidenze erano anche abbastanza buone, dato che quando siamo arrivati a Torino abbiamo aspettato una quarantina di minuti. Per la coincidenza. Però poi era vuota la stazione e siamo stati molto tranquilli. Sì, poi l'altra coincidenza da Firenze a Perugia è stata tipo di 10 minuti. L'avevamo un po' paura perché a Santa Maria Novella ci sono 19 binari, abbiamo detto ale. Poi abbiamo guardato i binari, c'erano tipo 10 binari di differenza. Poi quando siamo arrivati là siamo usciti dal treno e il nostro treno era davanti a quell'altro. Quindi bellissimo, siamo saliti e tranquilli fino a Perugia. Ed eccoci qui, arrivati a destinazione. E vorremmo rimanere qui in Italia finché non riaprono i ristoranti, sì. Quindi un mesetto circa, penso. Sì, fino alla metà di febbraio, più o meno. Però tranquilli, ci siamo organizzati benissimo e i video continueranno ad uscire, cioè 3 video alla settimana, e non mancheranno quelli su Parigi, ovviamente, perché sì. Ci siamo organizzati troppo bene. Cioè, se avete visto il vlog saprete che per 3 giorni abbiamo fatto tipo un sacco di video, un sacco di cose, siamo usciti sempre per cercare di finire i video che dovevamo portare a termine in pochissimi giorni. Però e questo è tutto, quindi nelle prossime settimane usciranno video misti sia in Italia che a Parigi e anche un home tour, sia a Perugia che a Parigi e anche un home tour, come ha appena detto lei. E ragazzi, lasciate un like e continuate a supportarci, e iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per ricevere la notifica sui nostri prossimi video. E al prossimo video, ciao.